Dunque, oggi vorrei fare un discorso strutturato parlando delle entrate automatiche perché me l'avete chiesto e quindi vi parlerò anche delle entrate automatiche, ci sono tante novità interessanti. E poi vorrei farvi dare uno sguardo a quelli che io definisco gli eventi da VIP, cioè quelle cose che sono un po' più pensate per chi è uscito dalla situazione di emergenza legata al denaro, quindi chi adesso finalmente ha abbastanza soldi per vivere e possibilmente ha anche mollato il lavoro o sta per mollare il lavoro o comunque ha pianificato di mollare il lavoro in un certo periodo, quindi ha risolto quell'emergenza che gli toglieva la maggior parte del tempo dedicato al lavoro, alle trasferte e che gli portava troppi pochi soldi per vivere una vita sopra standard, diciamo, con gli standard adeguati che a noi piacciono. Ecco, per lui ci sono una serie di iniziative alle quali si può partecipare. E cerchiamo sempre, liberi dal lavoro, di dare la possibilità di mettere almeno il nasino, di dare anche solo una sbirciata anche alle persone che hanno appena iniziato, perché può essere di ispirazione. Come diceva giustamente Flavio prima, noi spieghiamo che se vuoi guadagnare 10.000 euro al mese o 2.000 o 5.000, tu devi valere 5.000 euro al mese o 10.000, perché se non li vali e li vinci per caso, ecco che poi non li saprai gestire e li perderai, come dimostrano i numerosi casi di vincite milionarie alla lotteria da parte di persone che poi, dopo poco tempo, erano povere in canna, come prima. Quindi è molto importante, mentre ci liberiamo dal lavoro, mentre costruiamo la nostra ricchezza, anche buttare un occhio alla crescita personale, perché sarà poi quella che fa la differenza, quella che vi impedirà poi di rovinare tutto quello che avete fatto, magari con un singolo sbaglio dovuto a poca esperienza o ad emotività. Ecco, allora cominciamo dalle entrate automatiche, che è un asset molto importante che noi abbiamo sviluppato in primis per noi stessi, perché da imprenditori ci piace l'entrata automatica, cioè quell'entrata che tu non devi fare veramente nulla. L'abbiamo chiamata entrate automatiche 110%, riferendoci al livello di automatismo, cioè ogni entrata automatica ha comunque qualche cosa che tu devi fare. Per esempio, se affitti un appartamento, banalmente devi preoccuparti poi che ti venga pagato l'affitto, devi preoccuparti che vengano pagate le utenze di quell'appartamento. Quindi è un minimo di tempo mentale, amministrativo che va dedicato. Oppure devi delegare queste cose a qualcuno, ma poi devi seguire questo qualcuno, devi fare delle verifiche sull'operato di questo qualcuno. Mentre invece questo programma lo avvii e va completamente da solo, non devi veramente più fare nulla. Ti manda i messaggi, ti tiene aggiornato se vuoi, se non vuoi non ti disturba neanche, fa tutto da solo. Per questo l'abbiamo chiamata 110% per il livello d'automatismo. Hanno una storia, da un anno e mezzo, forse 2 anni, giravano due grossi contenitori di entrate automatiche che erano Crazy Trading e Total Crypto, due contenitori che hanno fatto nell'anno e mezzo performance messe insieme impressionanti, molto molto interessanti. Ci siamo dovuti fermare l'anno scorso perché il broker che utilizzavamo ha chiuso. Prima di chiudere ha avvisato, sono stati ridati tutti i soldi di tutti quanti quelli che avevano i soldi all'interno del broker, quindi questo ci ha confermato che la scelta fatta era di un broker serio. Ha chiuso per un problema legato a una partnership che non gli permetteva di andare avanti con la solita operatività, quindi hanno preferito stoppare e poi, chi lo sa, magari ripartiranno, ricostruiranno, non lo sappiamo. Nel mentre il nostro referente che lavorava all'interno di questo broker si è preoccupato di cercarci un nuovo partner con gli stessi standard di quello che avevamo, gli stessi alti standard, le stesse promozioni e anche addirittura qualche cosina in più. Infatti, con qualche cosina in più è il mercato aperto 7 su 7 H24 anche per quanto riguarda le cripto, mentre sul vecchio broker c'erano dei momenti, delle ore di chiusura del mercato. E l'ultimo tassellino che mancava era lo swap back, o meglio lo swap flat, cioè il fatto di non pagare swap attraverso un rimborso che viene fatto il mese sul mese precedente. E anche questo ci è stato accordato proprio ieri, quindi notizia fresca fresca, con le stesse condizioni del vecchio broker. Quindi per versamenti sopra i 6.000 euro c'è anche questa promozione, oltre al bonus, oltre alle promozioni che abbiamo già visto. Noi cosa abbiamo fatto? Mentre cercavamo il broker nuovo e eravamo consapevoli di dover fare degli aggiustamenti alle app per farlo funzionare sul broker nuovo e poi soprattutto tutta una serie di test e verifici e verifiche che sono cominciate diversi giorni fa, abbiamo dato comunicazione, abbiamo approfittato per migliorare ancora di più le entrate automatiche. E come potevamo migliorare un prodotto che stampava soldi senza fare nessuna fatica? Rendendolo ancora più semplice. Due cose abbiamo semplificato. La prima è la gestione delle licenze. Per
Perché da noi c'è la fantastica iniziativa del paghi dopo che hai guadagnato, cioè le app lo scarichi gratuitamente, hai tutta la guida in regalo, lo fai funzionare solo dopo che hai guadagnato i primi soldi, i primi 50 euro, puoi decidere se pagare o no una licenza. Se non la vuoi pagare, ti tieni 50 euro e amici come prima. Se invece l'esperienza ti è piaciuta e vuoi guadagnare più soldi, puoi acquistare una licenza. E così via, quindi paghi solo dopo che hai guadagnato. Scegli tu ogni volta quanto acquistare come licenza, quanto allungarla, se poco, tanto. Decidi tu ogni volta liberamente. Avendo due contenitori, però, c'era un problema. Questi due contenitori avevano dentro diverse strategie e magari uno andava in profitto e uno andava in perdita. Tu dovevi pagare la licenza di quello in profitto, anche se quell'altro era in perdita. E questo era un po' subottimale, quindi abbiamo deciso di fare un unico contenitore, di unire tutto quanto, in modo che tu effettivamente paghi solo se sei in profitto con tutte le entrate automatiche messe insieme, che verranno tutte fatte uscire su questo contenitore. Naturalmente, sulle entrate automatiche 110% ti troverai tutto il credito che avevi accumulato sulle altre due entrate automatiche. Quindi se le avevi già fatte andare e avevi ancora 1000 euro di profitto pagati, ti ritroverai in queste entrate, magari ne avevi 200 su Cresi e 800 su Total, ti troverai 1000 di credito sulle entrate automatiche 110%. Per fare questo aggiustamento dobbiamo aspettare l'uscita del sito nuovo, quindi l'entrata automatica non può uscire fino a quando non ci sarà la pubblicazione del sito nuovo e saranno ultimati i test. Tutto questo però ormai dovrebbe avvenire nel giro di pochi giorni, quindi non mi voglio sbilanciare, ma prima di fine mese dovremmo avere tutto quanto. Mi sono già sbilanciato, non mi volevo sbilanciare, mi sono sbilanciato. Prima di fine mese dovremmo avere tutte e due queste grandi novità. Io non vedo l'ora, ragazzi. Abbiamo semplificato l'interfaccia, che ora permette con un bottone modifica capitali a rischio di aprire un pannellino e su quel pannellino si sceglie un livello di rischio e ci sono tre tasti preconfigurati che permettono di scegliere delle strategie già preimpostate dal nostro team. Quindi c'è quello bilanciato che spalma automaticamente il capitale in modo bilanciato su tutti gli A, oppure si può mettere il capitale singolo su ognuno degli A. Ne voglio far funzionare uno solo, metterò dei soldi su quello lì e sugli altri zero capitale, molto semplicemente. E poi è stata fatta la divisione degli A short e long, cosa che prima non si poteva fare, o meglio non aveva molto senso fare perché c'era uno storico sulle cripto molto molto piccolo e quindi si rischiava di over-ottimizzare, si dice così, un programma su un campione troppo piccolo di dati storici. E quindi si usava la stessa strategia sia long che short. Invece adesso, visto che sono passati 2 anni e fischia, come si dice, è stato possibile, grazie a uno storico più grande, andare a ottimizzare le strategie e sono venuti due parametri ben diversi per le short e per le long. Quindi quando uscirà l'entrata automatica del 110%, all'interno avrà già 4 EA, il Turbo Bitcoin e il Turbo Ethereum sia in versione long che in versione short. Abbiamo deciso di testare di far uscire questi in primis perché sono quelli che permettono maggiore flessibilità, funzionano anche con capitali piccoli. E quindi sono quelli più adatti a essere utilizzati da un vasto pubblico, mentre invece poi magari gli explosion o quelli sull'oro, quelli sugli indici, gli richiedono dei capitali un po' più grandi. Quindi ci sembrava carino far uscire questo in modo che potessero partire tutti insieme. Questa è l'interfaccia che farà vedere in modo molto semplice lo storico completo, che sarà possibile poi filtrare il guadagno del mese. Il discorso della licenza col profitto che abbiamo pagato, il profitto mancante, in questo esempio ci sono ancora 89 euro di profitto già pagato, quindi i prossimi 89 euro non pagheremo licenza, e le ultime operazioni chiuse e anche le operazioni aperte che poi posso cliccare e mi viene visualizzato il grafico. A livello di guida abbiamo già pubblicato il file Excel con tutti i backtest di queste quattro strategie e ho già pubblicato i video che ho realizzato personalmente per andare ad utilizzare questo file Excel e quindi andare a capire che cosa fanno questi A, quali sono gli scenari, come impostare a livello di rischio a seconda dell'esperienza, del mindset e tutto il resto, trovate tutto all'interno della guida che è già tutto pubblicato, ok? E ho scritto tutte queste cose in questo post. Ci sono alcuni dati sui quali io vorrei veramente che non metteste troppo la vostra attenzione perché c'è un dato impressionante che è 458% l'anno. Dai backtest, questo non significa che questa app produrrà sicuramente il 458% l'anno, significa che se il mercato va come gli ultimi anni, produce il 458%. Se il mercato va diversamente,
Boh, può essere di meno, può essere di più, però non mi voglio creare un'aspettativa su questo 458, anche perché per noi è molto più importante il drawdown, cioè quando andiamo a fare un piano dobbiamo assicurarci che il nostro cash flow mi permetta di mantenere le A nei momenti in cui le A accusa delle perdite, perché per andare a fare dei guadagni ci vogliono anche i drawdown, ci vogliono anche le perdite, non si può guadagnare sempre o il giochino non starebbe in piedi. Quindi è molto importante vedere questo drawdown sul capitale teorico del 22%. Infatti, File Excel poi mi fa vedere su base mensile e anche su base settimanale quali sono i singoli drawdown avuto ogni settimana, ogni mese, in modo che io possa assicurarmi che col mio cash flow possa integrare eventuali perdite per mantenere le A funzionante col capitale completo o con eventuali scorte, insomma, a seconda del money management che deciderai di utilizzare. Ok, qua ci sono tutti quanti i dati. È sempre importante per me ricordare che questi A non vanno presi come la soluzione per diventare ricchi o liberarsi dal lavoro, ma sono un asset che noi abbiamo creato in più rispetto al percorso. Quindi una persona prima dovrebbe preoccuparsi di costruire il cash flow sicuro e solo dopo che ha costruito il cash flow sicuro andare a lanciare gli A. Purtroppo, ragazzi, per onestà intellettuale, vi devo dire che ogni tanto qualcuno arriva e pensa di essere più furbo della giostra. E dire metto subito i miei 1000 euro nelle A, rischio massimo, tanto con queste performance divento miliardario in 5 anni e non faccio niente. Questo non è liberi dal lavoro, ok? Questi sono i gratta e vinci. Liberi dal lavoro è utilizzare queste A nel momento giusto, col capitale giusto. E gli assistenti personali e i nostri coach vi possono aiutare nella pianificazione perché ognuno di noi ha la sua situazione specifica. Ok, questa era la parte più noiosa, forse quella dove si parla di soldi, Tra parliamo di l'altro soldani. è bellissimo proprio la nuova interfaccia. E una domanda, io non la vedo tra i commenti, quindi la faccio io. Quando arriveranno i nuovi, saranno tutti integrati sempre in questo, quindi saranno aggiunti i Sì. nuovi AI, intendo, saranno aggiunti al precedente e si potrà, per esempio, chi mette un grande capitale, medio capitale, non proprio piccolino, potrà distribuirlo in maniera su tutti gli AI. Sì, assolutamente, così come potrà scegliere di lanciare solo uno di questi quattro e in tutti gli altri mettere zero, anche in quelli nuovi. L'idea è tenere un solo contenitore per il discorso fatto prima delle licenze, così le persone sono sicure che pagano una licenza solo quando sono in guadagno complessivamente e non c'è più il problema di dire ecco ho sbagliato le A, questo mese Total ha guadagnato, invece Cresi ha perso, sposto i soldi e il mese prossimo succede l'inverso. Ok, finanza emotiva, togliamo quella roba lì, contenitore. E facciamo andare il nostro EA con un piano preciso. E verranno rilasciate man mano che facciamo i test, perché ogni strategia la vogliamo testare anche in reale, quindi per noi è importante che ci sia anche questo test. Il test in reale sarà piccolo perché le strategie funzionano già da anni sul vecchio broker e tutto quanto, quindi ci serve solo per capire se il broker nuovo non crea malfunzionamenti strani di qualche tipo, però comunque ci deve essere. E poi ci sono tutti i backtest sulla base dei dati di questo broker che servono a ottimizzare la strategia. Di conseguenza, ogni volta che ne rilasciamo una, verrà rilasciato l'aggiornamento del file Excel e si potrà andare a fare tutte quante le simulazioni e capire se si può lanciare un EA nuovo oppure no. Ci viene comodo questo tipo di rilascio proprio perché stiamo rifacendo, adesso lo vedremo, il club dei 10K. Questo asset quindi è molto bello da mettere e poi piuttosto che scalare un'unica entrata che porta a una serie di problemi quando si scala un'unica entrata perché quando arriva il drawdown è sempre sul capitale più alto, visto che la sto scalando, invece che scalare in verticale la scaleremo in orizzontale, quindi si andrà ad aumentare la diversificazione e solo dopo si scalerà in verticale. In questo modo sarà molto difficile avere un drawdown complessivo sul capitale complessivo, ok? Di questo poi magari parliamo un po' più avanti. Devo dire anche un'altra cosa, oltre al discorso delle licenze, da utilizzatore di entrate automatiche, il discorso di avere tutto su una sola MT4 è anche molto più comodo perché alle volte quando ne avevamo due, seleziono una, vedo sulla, dovevi fare molti clic avanti e indietro, invece giocando solo con una, giocando tra virgolette, si possono vedere tutti i dati su una sola MT4, cioè per me è molto più comodo. Guarda, questi sono quei miglioramenti che purtroppo, o per fortuna, non lo so, decidetelo voi, serve veramente un reset per poter fare. Perché le scorse ent le entrate automatiche erano l'evoluzione di alcuni A che erano stati lanciati prima singolarmente, poi erano stati raccolti in un contenitore, poi è uscito il secondo contenitore, ognuno aveva il suo livello di rischio, quindi siamo andati ad aggiungere cose a qualche cosa che già esisteva.
Questo naturalmente nel tempo ha portato a compromessi e complicazioni. La possibilità di prenderci un paio di mesi di tempo per riprogettare completamente l'interfaccia ha permesso una facilitazione che quando io l'ho vista la prima volta ho detto: ma è tutto qui? È Cioè, qua bellissimo. tre bottoni, basta, Bellissimo. fantastico. Se meno cose devi fare, meglio è. Quindi abbiamo raggiunto una bella eccellenza nell'estesimorizzare questa interfaccia. Rispondo anche alla domanda sui capitali della guida. Stavo C'è arrivando. scritto come capire qual è il capitale minimo per iniziare, perché nella guida il file Excel ti permette di inserire il tuo capitale e ti dice quante operazioni vengono saltate, perché il problema del capitale piccolo è che per alcune operazioni magari non hai abbastanza soldi. E questi primi A sono quelli che funzionano anche con i 100 euro, con i 200 euro, quindi con micro capitali. Chiaramente non ha nessun senso fare 100 euro, 200 euro su queste A per un periodo lungo, va bene per provarlo. Ma se tu fai il 500% di 100 euro, hai fatto 500 euro l'anno, non hai risolto niente. Quindi va bene per provarli all'inizio, per capire, per fare esperienza. Poi andrebbe impostato un piano compatibile col cash flow e con tutto il resto. Immagina con il drawdown del 22% che tu devi integrare ogni mese, se tu lo volessi fare con un capitale di 5.000 euro, per esempio, vuol dire che un mese potresti perdere 1.000 euro. Non sei obbligato a reintegrare subito, perché il mese dopo, se perdi altri 1.000 euro, hai comunque ancora parecchi soldi del tuo capitale. Infatti non lo devi neanche versare tutto. Una buona metà di questo capitale te lo potresti tenere per fare i bonus. Però a livello di pianificazione è importante capire che se te hai un drawdown di 1.000 euro, sai che i prossimi 1.000 euro vanno utilizzati a integrare quel drawdown. Se invece hai un guadagno, quei 1.000 euro te li potrai allocare da qualche altra parte. Questo è cercando di semplificare al massimo il concetto. Chiaramente poi nei percorsi è spiegato tutto in maniera molto più dettagliata, con esempi, con numeri, con calcoli, con grafici, con cose che magari in una diretta come questa è anche complesso fare. Tra l'altro la guida è in regalo, no? Per le entrate automatiche, quindi Sì? chiunque può scaricarla e farsi un'idea di quello Appena che c'è c'è il sito all'interno. nuovo, perché senza sito Appena c'è nuovo il non c'è sito, la certo. pagina, mannaggia, e quindi non riesco neanche a farvi scaricare la guida in regalo. Chi aveva già le entrate automatiche vecchie, però, può andare a guardare quella perché è stata aggiornata quella guida lì. Quindi chi aveva già le entrate automatiche vecchie se la trova. Non credo che invece chi non le avesse le può andare a prendere sul sito vecchio, però potete provare se c'è il tasto entrate automatiche, ma non credo, perché mi sembra che l'avevamo disabilitato per evitare che persone si distraessero con cose che non erano attive. Ok, ma ormai ragazzi dovremmo esserci sul sito nuovo, quindi pazientate, vi terremo aggiornati. Thank you.